La fila sotto il sole d'agosto per entrare al mercato coperto di Piazza Garibaldi, dove tuttavia il clima non cambia di molto. Non c'è aria condizionata e a parte ingresso e uscita c'è solo una finestra aperta. Gli ortolani di Lanciano protestano a gran voce, così il mercato è destinato a morire, dicono in coro al TG Max. La gente si stufa e se ne va, perché non è possibile fare una fila così grande. Sotto al sole? Sotto al sole, sotto al sole. Eppure i meni, perché non è possibile stare qua. Non solo si soffre per le alte temperature estive, per di più i venditori sono costretti ad accollarsi le cassette di frutta e verdura una a una su per i gradini. Guarda, poi la cosa brutta di questo mercato, sai qual è? Che non ci fanno entrare, nel senso che dobbiamo prendere tutte le cassettine a mano, cioè proprio schiattare proprio, veramente. Io porto due camici in macchina, non posso fare il sudo, devo togliere e cambiare, perché il sudo proprio... E quindi è una cosa impossibile andare avanti così, non si può, la schiena non ce l'ho più. Ci vorrebbe una rampa, dicono, anche per le persone anziane che vengono a fare la spesa. Allora, al comune chiediamo almeno per trasportare la roba, rientrare uno scivolo, qualcosa. Qua è un macello, deve fare tutto il tragitto per portare, non solo per raccogliere la roba, per farle venire, per raccogliere, e anche per vendere, che si vende pochissimo, la gente ci rinuncia. Ci rinuncia là e fa una fila che arriva là, lo piccarillo, diciamo. C'è chi lamenta anche il fatto di avere il posto assegnato al termine del percorso, un percorso obbligato per il rispetto delle norme anti-Covid. Così chi sta all'inizio vende di più di chi è alla fine, dicono alcuni ortolani. Il problema è che stiamo dietro e non ci siamo penalizzati, non ci arriva la gente. E quando arrivano già hanno comprato, perché la gente pensano che chissà se trovo. Perché non torno indietro, non posso circolare. E infine c'è anche chi rimpiange l'ex gestore d'Alessandro. Per me sì, entravamo, ci avevamo tutto, col carrello andavamo al bar, ci avevamo la pizzeria, ci avevamo tutto. Qua il sindaco ci ha messo in condizione di 100 anni indietro, perché dobbiamo salire con le scale e le cassette a mano, nemmeno un oscillo, nemmeno una tavola per salire sulla gradinata. Gli handicappati non possono entrare e non va bene sta cosa. La proposta all'amministrazione comunale di Lanciano per evitare lunghe file sotto il sole è quella di invertire l'ingresso con l'uscita, dove al mattino c'è l'ombra, e per ovviare alla ristrettezza di spazio espositivo attuale gli ortolani chiedono l'ampliamento della superficie espositiva. Del problema si era fatta portavoce in consiglio comunale anche Graziella Di Campli di Forza Italia. Bisogna procedere immediatamente ad un ampliamento della sede almeno per i 200 metri consentiti attualmente dalla legge, creare delle condizioni di ingresso migliori, riaprire l'accesso che dà sul parcheggio della stessa area, in modo da consentire anche ai disabili di poter andare a fare la spesa.